Buonasera, grazie per l'invito. Io mi farò una relazione piuttosto dura. Cercherò di dire la verità. E ci sono delle cose difficili da capire e da accettare soltanto. E mi rivolgo soprattutto a chi prima ha parlato di economia sostenibile e vediamo tanto che cosa è stata questa economia. Metto per compito di parlare di economia circolare, che è un passo in avanti rispetto all'economia sostenibile. La circolarità significa che il ciclo si chiude, ma invece a Taranto il ciclo si è spezzato. E si è spezzato drammaticamente proprio in questo quartiere. Questo quartiere è contaminato. Noi stiamo tenendo un incontro su un terreno contaminato, dove non si può levare, dove i bambini non possono toccare la terra, c'è un'ordinanza sindacale emanata dopo che abbiamo fatto enormi pressioni. Per 20 km da questo punto non è possibile far pascolare liberamente le pecore e nessun tipo di animale. Per 20 km da questo punto dove stiamo facendo questa conferenza non è possibile, anzi è fortemente sconsigliato, raccogliere le lumache che si mangiano e consumare uova di galline che razzolano. Noi abbiamo una situazione che non solamente è grave, ma è incomprensibile. Siamo contaminati da diossine e PCB, eppure l'Italia è l'unica nazione europea che non ha ratificato la Convenzione di Stoccolma relativa alla diossina e agli altre sostanze che vengono definite inquinanti persistenti. Siamo l'unica nazione europea, siamo una delle quattro nazioni al mondo che non hanno ratificato la Convenzione di Stoccolma. Pensate che l'Italia non ha un limite per la diossina, per le aree di pascolo. E siccome l'Italia non ha un limite per la diossina, per le aree di pascolo, viene applicato alle aree di pascolo il limite fissato per le aree urbane. E siccome il limite per le aree urbane è troppo alto, ed è 10 nanogrammi per chilogrammo di terra, attorno a Taranto si sono contaminate migliaia di pecore nel rispetto del limite di legge. Non solo, ma siccome questa è un'assurdità nazionale, che non abbiamo un limite per le aree di pascolo, viene utilizzato il limite per le aree urbane, dove non dovrebbero pascolare ovviamente le mucche o le pecore, in altre parti d'Italia si è scoperto, sulla scia di Taranto, che i polli, le pecore, cioè, sono contaminate. Perché, anche se in maniera meno diffusa rispetto a Taranto, però ci sono state forme di inquinamento puntuale dovute a inceneritori che funzionavano male o altri impianti che hanno contaminato la terra, e tutto questo avviene quasi in una situazione legale. Quando abbiamo cominciato ad occuparci di Ilva, abbiamo scoperto che a Taranto, in situazioni ARPA che abbiamo richiesto fortemente perché in un primo tempo non si misurava proprio nulla, misurazioni ARPA al camino, quello alto azzurro che vedete qui vicino, erano 172 grammi di diossina all'anno. Siamo andati a vedere nel database europeo delle emissioni quattro nazioni messe insieme, Austria, Spagna, Inghilterra, Svezia, con le loro emissioni industriali, emettevano 166 grammi di diossina, ossia meno diossina, quattro nazioni rispetto a un solo camino qui.
a Taranto, e da lì è fuoriuscita una quantità di diossina più che doppia rispetto a Seveso, con la differenza che a Seveso c'è stata la possibilità di informare la popolazione, di dire da ora in poi non dovete mangiare quelle cose, a Taranto quelle cose ce le siamo mangiate per 50 anni e ci siamo contaminati, chi più chi meno, a seconda del regime alimentare. Noi abbiamo portato dei bambini a controllarli per vedere se avevano piombo nel sangue, abbiamo riscontrato che c'hanno piombo nel sangue. Ho controllato il mio sangue, quello di mio figlio, abbiamo piombo nel sangue. Nessuno ci aveva avvisato di tutto questo, che metalli pesanti, che diossine, che PCB entravano nel nostro organismo. E soprattutto la cosa incredibile è che è venuto il dottore nel nostro istituto a dire donate il sangue. La prima cosa che gli ho chiesto è: io ho piombo nel sangue, lo posso donare? È stato in grande imbarazzo, dice devo chiederlo alla regione perché lei non lo dovrebbe donare. E la cosa importante che potrebbe fare la regione è sui donatori di sangue fare un controllo, perché questo ci permetterebbe di capire se la situazione sta migliorando o peggiorando. Bene. Noi abbiamo a Taranto un'economia circolare, ma che è circolare in maniera perversa, perché il nostro carico corporeo di inquinanti viene trasferito, nel caso delle donne, sui bambini attraverso la placenta e attraverso il latte materno. Dopo il primo, il secondo e il terzo figlio, le donne hanno la, tra virgolette, fortuna pulirsi quasi completamente dal loro carico corporeo di diossina, lo hanno trasferito quasi completamente ai figli tramite la placenta e alla fine ciliegina sulla torta anche tramite la materna. E noi invece come maschi non abbiamo questa possibilità e ce lo otteniamo il nostro carico corporeo per tutta la vita. Nulla che abbia un senso, o meglio, questa circolarità a Taranto avviene non nel senso sano, ma nel senso perverso del termine. E quando parliamo di sostenibilità, di circolarità, a me viene in mente questo tipo di circolarità, tanto c'è la circolarità dei beni. E soprattutto si è spezzata tanto una circolarità a livello di pianeta, perché Taranto non può essere vista e compresa solamente come fatto locale. Taranto è all'interno di un ciclo mondiale dell'acciaio ed è all'interno del grande problema delle emissioni di CO2. La più grande fonte di emissione di CO2 in Italia è la centrale a carbone di Cerano. Al secondo posto c'è l'Ilva di Taranto, ma l'Ilva di Taranto produce gas AFO che alimentano le proprie centrali di produzione di energia elettrica, e se si sommano queste centrali insieme all'Ilva, Ilva più le sue centrali produce più CO2 rispetto al Cerano, cioè Taranto è la città che produce più CO2 di tutta Italia. E il governo sta facendo di tutto perché questo continua. Sta continuando attraverso una politica che non è neanche una politica di profitto, ma è una politica di perdita, a fare in modo che Taranto sia la città che produce più CO2 d'Italia. E guardate bene che tutto questo non lo stiamo facendo per il profitto, lo stiamo facendo per la stupidità. Un certo professor Cipolla ha studiato le leggi della stupidità, e la terza legge della stupidità stabilisce che una persona è completamente stupida quando produce un danno per se stessa senza produrre alcun beneficio. Ed è il caso di Taranto, siamo riusciti a produrre un danno enorme senza ottenere in questo momento alcun beneficio, perché a Taranto noi abbiamo una acciaieria che non sta producendo solamente acciaio, ma sta producendo perdite a ritmi di 60 milioni di euro al mese. Questo significa che se i nostri operai stessero a casa e venissero date 2.000 euro, sono 15.000 operai tra quelli diretti e l'indotto, e ricevessero questi 15.000 operai 2.000 euro al mese per stare a casa, prenderebbero 30.000 euro, mentre attualmente con contributi dello Stato.
Stato sono illegali dal punto di vista delle norme europee, noi produciamo 60 milioni di euro di perdite al mese, che significa 4.000 euro di perdite al mese a operaio, perché ci inquinino, perché si ammalino e perché qualcuno alla fine ci venga anche accoppato in questo ciclo dell'acciaio, come è successo purtroppo ad alcuni recentemente. Noi abbiamo una situazione per cui non stiamo producendo per il profitto, ma stiamo producendo nell'ambito di un'operazione che oltrepassa i limiti della stabilità. Oltrepassa i limiti della stabilità perché così ci stiamo bruciando risorse statali che sarebbero preziose nell'ambito di un progetto europeo di riconversione, perché ci esistono i fondi per le aree di crisi industriale, beneficiano diverse nazioni europee, però bisogna, non sono fondi che ti vengono forniti a fronte di nessun contributo che versa lo Stato, una parte va data anche dallo Stato. Noi ci stiamo bruciando la possibilità di mettere la nostra parte. Se noi avessimo 1 miliardo di euro, l'Europa ci darebbe un altro 1 miliardo di euro, in questa maniera partirebbero le bonifiche e la riconversione in Taranto. In 30 mesi il governo ha realizzato una politica così fallimentare per tanto che Ilva ha perso 2 miliardi e 900 milioni in 30 mesi. 2 miliardi e 900 milioni in 30 mesi è una cifra che è uscita fuori all'ultimo. Così, perché sapevamo che a questo punto aveva dichiarato che era a un passo dal fallimento. Ma noi dobbiamo sapere che questo dato, 2 miliardi e 900 milioni di euro al mese persi in un'operazione di recupero che non poteva andare a buon fine perché il mercato mondiale d'acciaio non lo consente in questo momento e non lo consentirà, e ancora di meno lo consentirà in futuro. Tutto questo è avvenuto perché Ilva, da quando è passata gestione statale, invece di diventare più trasparente, non ha depositato il bilancio 2014, 2013 e 2012. È uno dei rarissimi casi di un'industria che non deposita bilancio. E quindi noi non sappiamo neanche quanto stiamo dilapidando. I dati che ho fornito, 60 milioni di euro al mese, sono dati che vengono forniti dal Sole 24 Ore sulla base delle proprie informazioni di carattere confidenziale. Taranto è all'interno di un ciclo mondiale dell'acciaio, per cui per portare qui i minerali di ferro che sporca i balconi delle case e i soffitti ed entra nelle cucine e tutte le donne qui ogni giorno puliscono 2 o 3 volte, questo minerale di ferro proviene dalla foresta amazzonica. Ci sono pochissimi giacimenti a livello mondiale di minerali di ferro, pochissimi, che sono concentrati in poche aree del mondo. Una delle più grandi miniere di acciaio è nella foresta amazzonica e Ilva si riconosce nella foresta amazzonica. La foresta amazzonica è stata distrutta in ampie aree per estrarre quel minerale di ferro che arriva qui per inquinare. Ed ecco allora che quando si parla di circolarità, noi non dovremmo pensare solamente alla circolarità del prodotto, nel senso che molti dicono, soprattutto le pubblicità dell'acciaio, ma l'acciaio è altamente riciclabile, quindi rientra all'interno di un'economia circolare. Questa è una visione microeconomica dell'economia circolare. L'economia circolare invece va considerata all'interno invece di un ciclo molto molto più ampio, in cui bisogna considerare da dove viene estratto il minerale di ferro, quando viene portato in Italia, che cosa se ne fa, e poi soprattutto le prospettive di mercato. Noi abbiamo deciso, e qui presenteremo prossimamente un libro che si chiama Legami di ferro, di raccontare questa storia di mancata circolarità, perché nel momento in cui viene devastata una foresta per devastare una città, siamo al massimo del cinismo. Quando ci dicono difendiamo la foresta amazzonica, bene, difendere la foresta amazzonica significa difendere
Taranto, e difendere Taranto significa difendere la foresta amazzonica. Una nostra attivista che si chiama Beatrice Luscio è andata proprio nella foresta amazzonica e ha visto che cosa sta avvenendo lì, e i bambini, che sono bambini che vivono all'interno di un contesto di sporcizia, di un contesto di inquinamento e di criticità sanitaria, proprio perché lì avviene l'estrazione e un primo trattamento del minerale di ferro attraverso quello che chiamano lì il ferro dei porci, e che in realtà è un pretrattamento della chiesa, che poi viene portato qui. E a Taranto abbiamo in questi anni assistito a una cosa incredibile: le produzioni di inquinanti che non venivano accettate a Genova sono state trasferite qui. Lì erano considerate fuori legge, qui erano considerate tollerabili, finché la magistratura ha detto questi impianti, queste lavorazioni non sono a norma. E il governo italiano ha fatto 8 decreti per dire non sono a norma, sono a norma. Voi dite che non sono, ma noi siamo in grado, anche se io sono insegnante di storia, so che le leggi non dovrebbero essere fatte dal governo ma dal Parlamento, e che quindi il potere legislativo dovrebbe essere scisso dal potere esecutivo, e queste cose le abbiamo viste solamente durante la rivoluzione francese, che venivano concentrati durante l'assolutismo, che venivano concentrati i poteri in una sola persona. C'è stata una rivoluzione per abbattere l'assolutismo. Qui invece a Taranto è stato esercitato il massimo di dominio nel fare in modo che un governo esercitasse pure il potere legislativo e cambiasse pure quelle leggi che consentono di tutelare la salute e l'ambiente. A questo punto, disperati, abbiamo deciso di fare una scelta, cioè di rivolgerci all'Europa. E qui è avvenuta la contraddizione, e l'Europa ci ha dato ragione. L'Europa ha detto: queste sono norme europee e tu, Stato italiano, ti devi attenere a queste norme europee, le devi applicare. E noi stiamo lavorando nel solco di questa contraddizione. Da una parte il governo può fare quello che vuole, può innalzare i limiti, dare tutte le autorizzazioni che vuole, ma a livello europeo valgono quelle che sono le regole europee, e quando le regole europee entrano in contraddizione con le regole italiane, possiamo dirci orgogliosi. Anche se non tutti lo sono, di essere europei. Io mi sento orgoglioso di essere europeo, e mi vergogno di essere cittadino italiano quando vedo che proprio il governo italiano, che avrebbe dovuto avere un occhio di riguardo per i suoi cittadini, invece ci condanna ad un esperimento sulla nostra salute, un esperimento che è vietato dalle norme internazionali, perché in nessuna norma internazionale è consentito fare un esperimento senza il consenso delle persone sulla loro salute. E in questo esperimento noi non sappiamo se neanche è andato a buon fine, perché non è detto che gli esperimenti devono essere per forza tutti come quelli nazisti, possono essere anche esperimenti. Però il governo che ha fatto questo esperimento dovrebbe tirare fuori i dati e dire se prima morivano 2 persone al mese, adesso quante ne muoiono. Questo dato noi non ce l'abbiamo, tanto è vero che anche qui con la forza della federazione siamo andati da ricercatori universitari che a livello statistico ci dovrebbero garantire nei prossimi mesi un osservatorio sulla mortalità che mese dopo mese ci dica se c'è un eccesso di mortalità, e se il dato, come purtroppo è, confermerà l'eccesso di mortalità, noi chiederemo il fermo negli impianti. Intanto siamo considerati animali da laboratorio. E purtroppo noi in questo momento siamo considerati meno che animali da laboratorio, perché negli esperimenti di laboratorio, se viene dato che sono una quantità di zucchero in più ai topolini, alla fine si va a sapere come va a finire l'esperimento, se lo zucchero cancerogeno oppure no. Questo di più che stiamo ricevendo, noi non sappiamo alla fine questo esperimento che esito ha avuto. Però io non voglio, sì, 2 minuti finisco, non voglio parlare solamente di quello che è negativo.
che questa nave sta affondando, Ilva sta affondando, Ilva sta affondando, mentre questa nave sta affondando, noi dobbiamo creare e proporre la creazione delle scialuppe di salvataggio. E sta affondando perché la Cina non è più in grado di assorbire tutta la quantità, il proprio mercato interno, tutta la quantità di acciaio che riesce a produrre. E questo fatto drammatico, che la crescita interna della Cina si è rallentata e dal punto di vista dell'acciaio non riesce più a assorbire la stessa quantità di acciaio, questo significa che si sta riversando a livello mondiale un'enorme quantità di acciaio che sta mettendo in ginocchio l'India. L'India ha appena preso in considerazione misure protettive del proprio mercato nazionale, cosa che noi non possiamo fare e che se noi dovessimo fare romperebbe l'equilibrio fra le nostre esportazioni in Cina e le importazioni ovviamente di acciaio cinese. Quindi ci troviamo in una situazione di eccesso di capacità produttiva per 1.800.000.000 di tonnellate di acciaio a livello mondiale a fronte di una richiesta di 1.500.000.000 di tonnellate di acciaio. Il valore in più è fuori gioco, ed è in gioco unicamente perché a livello statale noi stiamo pagando l'IVA con le nostre tasse, la stiamo garantendo con le nostre tasse, stiamo sperperando i soldi degli italiani per inquinarci. E allora la nostra proposta è che questo che stiamo sperperando adesso sia alla base di un piano B. Chiudiamo subito l'IVA, tanto sta perdendo, e utilizziamo questi soldi per garantire un reddito ai lavoratori del PIL. Abbiamo visto una parte di questi soldi che attualmente stiamo sperperando per far funzionare in perdita l'IL, basterebbe per mantenere i lavoratori e le loro famiglie, per poterli formare, riconvertire e avviare un piano di bonifica e di riqualificazione così come è stato fatto nella RUM. Io su questo non voglio assolutamente soffermarmi, perché basta che uno cerchi su Google RUR, riconversione ecologica, Bilbao, Amabisiostad, Belval, sono tutte cose che abbiamo messo sul sito di Listing e sono esempi eccezionali di come si può riconvertire un'area fortemente inquinata e come si può ridare il futuro a ciò che non va più, ciò che non è più richiesto. Non ci sono più prospettive per questo tipo di sviluppo. Noi abbiamo il dovere razionale, economico, morale, politico a questo punto, perché come cittadini esercitiamo i nostri diritti politici, abbiamo il dovere di cambiare strada e fare vedere che Taranto è non solamente una città, ma è un punto di equilibrio mondiale in un sistema di produzione, un sistema economico distorto. E se noi trasformiamo tanto dal laboratorio di sofferenza al laboratorio di idee, possiamo diventare la città che offre anche ad altre città d'Italia ed Europa una nuova prospettiva.